L'Invicta Basket nasce nel 1979, fondata dal professore Calogero Terrana, noto insegnante di educazione fisica e presidente onorario della società. E ad oggi in città è l'unica società che ha mantenuto senza interruzioni il basket giovanile. Quest'anno con i suoi 150 atleti partecipa a tutti i campionati giovanili, offrendo la possibilità di fare sport sin dalla prima elementare a bambini con i gruppi di mini basket, fino alla prima squadra, composta per due terzi da giovanissimi talentuosi. Grazie ad una programmazione a lungo termine è riuscita ad avere una prima squadra in Serie D, formata esclusivamente da giovani nisseni che sotto la sapiente guida del coach Giuseppe Spena sta conducendo da capolista il campionato, mostrando un gioco veloce e divertente. Domenica prossima l'Invicta sarà impegnata in trasferta sul campo della Pallacanestro Sant'Agata, tentando di vincere la quarta partita consecutiva. Obiettivo della stagione è arrivare ai play-off per provare a sognare una Serie C che manca in città da molto tempo. Ci stiamo preparando per la trasferta di Sant'Agata dopo una partita tosta contro la Zannella Cefalù, che ne dica, il risultato è stata una partita studiata e combattuta per due quarti, poi abbiamo avuto la meglio sul piano fisico e sul piano realizzativo e quindi diciamo che la partita si è messa a nostro favore. Ora stiamo preparando la partita per andare a giocare in un campo difficile come quello di Sant'Agata, che in casa ha pure battuto Capo d'Orlando, un'altra squadra ben costruita e ben formata. Le ambizioni sono tante, alla fine noi dobbiamo lavorare tanto, e come l'ultima partita basta allenarci e gli obiettivi poi arrivano da soli. Per me ha un grande significato perché io sono cresciuto in questa società e per me il minimo che posso fare è continuare a contribuire a questa crescita che ormai è un dato di fatto e che va avanti dall'anno scorso. Noi abbiamo l'obiettivo di arrivare fino in fondo, sicuramente l'obiettivo dei playoff e puntiamo ad una fine playoff per una squadra che è stata costruita negli ultimi due anni con un progetto che parte dai giovani, che parte dai giocatori locali e questa è la punta del nostro progetto, perché il progetto è una base piramidale molto larga che copre tutte le fasce d'età, dal mini basket fino alla prima squadra, diciamo passando da tutti i campioni giovanili.